Bolchi, Cozza, che è stato autore di 3 gol, Rastelli, il giocatore più brillante in campo, e l'allenatore ospite Tardelli. Grande vittoria della Lucchese in casa con il Cesena, il riscatto della squadra rossonera arriva con la prima vittoria in casa contro il Cesena di Marco Tardelli, ridotto per buona parte dell'incontro in 10. Questa vittoria giunge dopo 3 sconfitte consecutive e riassesta una classifica deficitaria. Ok, le mosse tattiche di Bolchi, Cozza al centro, Fialdini sulla destra, quelle principali. Esordio anche di Giovanni Galli, incitato dalla folla, positivo, ma i problemi difensivi restano, 3 gol sono pesanti da digerire. Il primo tempo inizia con la Lucchese che attacca, ma ci sono dei contropiedi del Cesena. Al nono, bella intuizione di Cozza per Pistella, che calcia al lato. Al quindicesimo si ripete l'azione, con lancio di Cozza per Pistella che al volo sfiora il palo. La Lucchese passa in vantaggio al 17°. Cozza calcia una punizione, la barriera respinge e Cozza di nuovo, stavolta di sinistro, esplode un missile che va a cogliere l'angolino alto alla destra del portiere Micillo. Al 22° Pistella mette in area una palla d'oro, ma non c'è nessuno che ha seguito l'azione. Al 24° fallo senza pallone di Scugugia su Rastelli, per lui scatta la seconda ammonizione e il cartellino rosso, la Lucchese quindi in superiorità numerica. Al 31° occasione per Rastelli, salva Micillo che si ripete poi 1 minuto dopo ancora con una grande parata. Al 34° Rastelli imprendibile entra in area e ribalta lo stende, rigore che i Franceschini di Bari decreta e Cozza realizza nonostante Micillo abbia intercettato di piede il pallone calciato violentemente. Al 39° contropiede ficcante di Pistella, che serve Rastelli, miracolo anche in questo caso di Micillo. Al 41° il portiere Cesenate si ripete con 2 interventi su Pistella e poi su pallonetto di Rastelli. Al 46° minuto, quindi in pieno recupero, per un intervento su Binotto, vicino alla porta rossonera, abbastanza dubbio, Franceschini decreta il rigore, contestatissimo. Hübner segna, nonostante l'intervento di Giovanni Galli, che intercetta, ma non riesce a fermare il pallone. Nel secondo tempo si apre con la doccia fredda per la squadra rossonera. Giunge infatti dopo 30 secondi il pareggio della squadra del Cesena. Azione di Hübner, libera Ponzo che piega le mani a Giovanni Galli. Al secondo la reazione della Lucchese con Cozza che, liberato da Rastelli, centra l'angolino. Un grandissimo gol per questo ragazzo che segna così il suo terzo gol. Al 13° bella penetrazione di Stefano che però si fa parare il tiro. Al 24° esce Cozza, fra gli applausi entra Bettarini. Al 25° tira al volo Pistella, ma è ben piazzato il portiere Micillo. Al 35° Russo smarca bene Di Stefano, che fulmina Micillo in uscita. È il 4-2. Al 43° viene espulso Baronchelli per un fallo al limite dell'area. Non si capisce bene perché l'arbitro ha deciso questa espulsione. Al 44° comincia la paura per la squadra rossonera. Dopo un'azione confusa va a segno Hübner il 4-3. Dopo un paio di minuti veramente di paura, di terrore per i tifosi rossoneri che veramente non in tantissimi hanno assistito all'incontro, si chiude la partita, vince la Lucchese di Bolchi per 4-3 e riassesta la sua classifica. Perché noi ci stiamo specializzando in risultati assurdi. È stato assurdo il 5-0 di Perugia di settimana scorsa e assurdo il 4-3 di oggi, perché è una partita che noi avremmo potuto chiudere con largo anticipo e con largo margine, e invece si vede che ci piace soffrire. Non so, abbiamo avuto una serie infinita di occasioni da gol sul 2-0 e poi più avanti abbiamo subito questi gol del Cesena, quindi complimenti anche al Cesena perché non ha mai mollato. Però è chiaro che una partita così la si doveva vincere largamente e tranquillamente. Sì, è la prima volta che faccio una tripletta in una partita, sono contentissimo, poi sono contento perché è servito per la squadra e da portare la squadra alla vittoria. È mancata sempre la gioia del gol. Purtroppo penso che l'avrei meritato, comunque non c'è problema, l'importante è che la squadra abbia vinto, vuol dire che la farò quando gli altri non li faranno. Certamente no, è difficile uscire contento con una sconfitta così. Potevamo uscire magari con un pareggio, forse anche meritato, nonostante le occasioni da gol della Lucchese siano state molte, però i ragazzi si sono impegnati in 10, erano riusciti a recuperare, purtroppo abbiamo commesso delle ingenuità che ci sono costate la sconfitta.